Buona giornata e benvenuti ad ore 12, un saluto a tutti i nostri telespettatori, cominciamo una nuova settimana in nostra compagnia, tutti i giorni qui a mezzogiorno fino alle 13.20, Giovanni. Buongiorno, buongiorno a Cristina Coppola, bentornati, allora lunedì 7 novembre insieme in diretta dagli studi di Cremona 1, com'è andata la domenica? Ma direi molto bene, bene, non so piacere. Se hai seguito un po'. Assolutamente no, mi sono isolato. 4-0, eh? 4-0, è andata molto bene questa domenica direi per noi. Un po' meno bene per altri aspetti, hanno rotto di nuovo la statua. Poi ne parliamo, sì, ma non si non può la statua di Stradivari. Ma io ragazzi, metterei, mettiamo, ma andiamo Francesco Sessa con una telecamera lì così, lo mettiamo in corso Garibaldi, fisso a riprendere chi è che rompe questa statua, è veramente un peccato. Io spero, guarda, che decidano di spostarla a questo punto magari. Qui, la mettiamo nel nostro salotto. Ma perché no? Potrebbe essere. No, magari sul balcone, appena più in alto, in modo che ci sia anche, insomma, che chi continua a rompere questa statua si debba dar da fare per riuscire a raggiungere Vabbè. Il ricciolo del violino. Un po', vedremo un po'. Oh, comunque oggi saremo insieme fino alle 13.25 circa verso la prima edizione del nostro telegiornale, però apriamo subito in maniera un po' diversa, già il fatto che insomma siamo nel lato più oscuro, no, nel lato più comodo perché c'è il divano del nostro salotto, ci dice che dall'altra parte del nostro salotto c'è già pronto qualcuno il primo che ospite. Aspetta, il primo ospite perché vogliamo cominciare la settimana in musica. E infatti abbiamo ospite oggi un polistrumentista, un cantante, un autore, si chiama Marco Biasetti e allora eccola qua con la sua musica. Sei vicino a me, io non chiedo più niente al cielo, se mi lascia te, non guardarmi se piango, è la gioia che sento in me, non c'è cosa più grande dell'amore mio per te, fa che questo momento amore mio, duri tutta la vita, amore, amore, stringimi forte, amore a te, che mi importa del mondo, quando tu sei vicino a me, io non chiedo più niente al cielo, se mi lascia te. Che mi importa del mondo se tu sei con me. Tu sei vicino a me, io non chiedo più niente al cielo, se mi lascia te, che mi importa del mondo, se tu sei con me. Bravo Marco, grazie. Ti devi accontentare grazie. Del mio applauso perché siamo in pochi grazie oggi mille. In studio. Prego, accomodati nel nostro salotto così ci racconti un po', prego, prego, qui vicino. Ah, qui vicino. Ci racconti un po', visto che sei una giovane polistrumentista, cantante, però insomma hai già una certa esperienza perché ti sei già sì. esibito sì. da tempo. In particolare mi pare di aver capito con grande amore per il jazz. Ma sì, è una passione che arriva probabilmente da molto lontano. Mio padre suonava il basso, era un cantante, quindi già dagli anni 60 lui in qualche modo sì, suonava nei locali del Lago di Garda, del Nord Italia, eccetera. Quindi diciamo che la passione arrivava da lì, seppur lui non abbia mai vissuto con noi, insomma. Quindi in qualche modo può essere un misto di genetica. Di genetica, sì. Te l'ha trasmesso per, esatto, via, per via genetica. Allora tu sei del Mantovano, di Mantova? Sì, di Mantova, ah, Roverbella, precisamente. Esatto. Di? Precisamente? Roverbella. Roverbella. Esatto, in provincia okay. di Mantova. Allora, Marco Biasetti, tra l'altro...
appena uscito con un CD che vi mostriamo. Eccolo qua, è intitolato Quadri d'autore, contiene sia canzoni inedite che cover. Esattamente, sì. Sono due brani inediti che ho scritto assieme a Mario Gardini e 8 cover di autori italiani importanti, insomma, da Mogol a Endrigo, Sergio Bardotti, Neffa, insomma è un misto di titoli importanti, ecco, ecco, riarrangiati. Tra l'altro, a proposito di cover, adesso Che mi importa del mondo, insomma, esatto. Grande successo di Rita Pavone. Esattamente, portata al successo proprio da lei. Di tanti anni fa. Esattamente. Tra l'altro Rita Pavone era proprio in TV l'altra sera, quindi... No, ah, caspita! Sì, sì, sì. Il sabato sera di Rai 1 con Rita Pavone, sì, quindi sì, vedi sì, che sì, poi sì, a volte ritorna e devo dire che si è esibita ed è stata anche veramente molto, molto brava. Poi lei è veramente un personaggio incredibile, un'energia fantastica, insomma. Ecco, tra l'altro questa canzone in questo video che stavamo vedendo è riarrangiata in tema jazz, insomma, esatto, che è un sì. po' appunto la tua chiave. Sì, diciamo che... Magari l'ascoltiamo anche un pochino. Sì, che arriva, questo è un disco creato proprio a immagine e somiglianza, insomma, delle sonorità che io ho appunto nella mia testa, che vanno appunto dal classico swing anni 60 fino ad arrivare a un brano più soul, per così dire, della Nave, sì, che è un brano meraviglioso che cantò Mia Martini, insomma. Certo, ecco, tra l'altro ti vediamo in questo video circondato giustamente dai tuoi musicisti. Esatto. Vogliamo ricordare i musicisti che hanno preso parte a questa registrazione? Allora, i musicisti sono... il progetto pensa che è nato, eravamo in duo, quindi contrabbasso e voce, doveva essere proprio un duo, e quindi il contrabbassista che vedete nel video, Marco Vavassori di Esolo, è stata la prima persona con cui ho condiviso questo progetto. E poi al progetto si è appunto unito Paolo Garbin al pianoforte e Enrico Smiderle e poi tanti altri musicisti, perché poi all'interno c'è anche un trio di fiati, anzi è un quintetto di fiati in realtà, c'è un cantante africano che sostiene appunto il concetto nell'ultimo brano che ho scritto dedicando a mio padre, ma poi non tornava più appunto, e dove c'è lui che canta e fa una serie di improvvisazioni proprio vocali anche con le percussioni. Dove l'avete registrato questo CD? Allora, il disco è stato registrato da Stefano Merio all'Arte Suono di Udine ed è stata un'esperienza incredibile, perché è un fonico meraviglioso e lavorare con dei professionisti di questo calibro, insomma, ha il suo valore, e è stata un'esperienza veramente inimmaginabile. Ecco, allora, tra l'altro tu sei, come dicevamo prima, un polistrumentista, autore, interprete. Come nasce la tua passione per la musica? Allora, io inizio a studiare e approcciarmi perlomeno un po' così al pianoforte con la classica tastierina che hanno tutti, no? Che hanno tutti, ma non tutti usano, sì. Posso essere sì, anche no? testimone, chiaro. Diciamo, di questa cosa. Anche tu? Lasciamo però okay. Mia figlia. E quindi è iniziato così, nella mia stanzetta e così. E poi ho iniziato a fare un corso di pianoforte, che è durato un anno, perché poi un incidente alla gamba mi ha bloccato, però poi ho continuato come autodidatta, ho frequentato il conservatorio, ho fatto il corso di fagotto, trombone, ora sto frequentando il conservatorio di Adria con il corso di canto jazz, e quindi diciamo che è nato proprio tutto da quella piccola stanzetta con quella piccola tastiera, diciamo. Sì, ma comunque, voglio dire, è fondamentale anche nel momento in cui uno cresce, entra in questo mondo, avere qualche grande artista a cui ispirarsi. Sì. I tuoi quali sono? Beh, sono veramente tanti, perché infatti si percepisce, secondo me, ascoltando il disco, che non è unidirezionale, ma è proprio aperto a tutte le sonorità, quindi i miei miti sono... Sting, Stevie Wonder, sono
Mia Martini ha un valore tra l'altro all'interno del disco molto importante, perché ho avuto la fortuna di avere anche la dedica e l'augurio, insomma, di un in bocca al lupo da parte del padre di Mia Martini, con l'associazione I Ragazzi di Mimì di Mantova, e quindi per me è stato un grande... Comunque sì, diciamo che i miei miti sono un po' questi, quindi Stevie Wonder, Mia Martini, Sting, c'è una canzone George di Baglioni. Benson, c'è Baglioni, Baglioni fa parte anche quello del mio background, mm-hmm. proprio Battisti. Insomma, molto trasversali, italiano, sì, straniero, sì, grandi, assolutamente, assolutamente. Anche grandi crooner, non so, internazionali. Che... Io ho un'adorazione per Frank Sinatra, per Kurt Elling, un cantante molto, molto poliedrico e jazz, soprattutto dove improvvisa molto anche con la voce. La grande Ella Fitzgerald, amo proprio in modo viscerale Nina Simone, che è questa pianista, certo, pazzesca, insomma, diciamo sì, molto che My occupano... My baby just cares for me. Esattamente. Esattamente. Ah, tra l'altro possiamo anche far partire quello che è proprio il primo video tratto da questo CD, che è un po' il singolo che possiamo vedere, ma un singolo che magari poi ci puoi accennare, sì, anche live. E il singolo si intitola Quadri, che in questo caso è invece l'inedito. Sì, questo è un inedito, è uno dei due inediti che ho scritto assieme a Mario Gardini, e è stata una cosa molto particolare la nascita di questo brano. Stavo tornando da una serata, semplicemente da una serata, dove in qualche modo quando si torna da una serata di musica è sempre molto complicato, perché poi la testa spazia, è un momento in cui ci si ritrova molto spesso anche al silenzio e non ascolti la musica quando finisci di fare musica, appunto. E in una di questi, in uno di questi rientri la testa ha iniziato ad andarsene e a prendere strade trasversali e molto lontane da una all'altra. E ho iniziato a scrivere sul cellulare, quindi ho iniziato a scrivere una serie di immagini, di visioni che avevo in quel momento, non solo fisiche, ma anche della mente. Quindi ho iniziato a scrivere e poi assieme a Gardini abbiamo sistemato il tutto e è nata poi la canzone, quindi è nata proprio di notte, è un brano molto notturno. Anche questo video è molto particolare, dove l'avete registrato? Questo è stato registrato a Villa Arvedi, a Grezzana di Verona, ed è una villa meravigliosa, fa parte delle ville venete. Questa nello specifico è la Sala dei Titani, che è una delle sale più belle, affrescate della villa. Qui ci sono, appunto, si vedono i musicisti, Enrico Bentivoglio al sax e i musicisti Paolo Garbin al pianoforte, Marco Vavassori al contrabbasso, Enrico Smiderle alla batteria e Giorgio Colpani alla danza, ecco, che ringrazio personalmente, perché ha dato un tocco veramente di qualità e di classe a tutto il lavoro. Ecco. Sentiamolo da Quadri. Fotogrammi di momenti che ho sprecato e che ho capito solamente troppo tardi, e sono quadri di una vita che ho perduto e che ho svenduto ad un mercato di ricordi. Fotogrammi di momenti che ho sprecato e che ho capito solamente troppo tardi. Ho capito solamente troppo tardi. Ecco, abbiamo sentito anche le ultime note di Quadri in questo video ufficiale. Ci vuoi accennare l'inizio qui live? Oh, volentieri. È possibile? Sì. Ok, grazie. Grazie, allora, a te. Marco Biasetti si avvicina alla postazione, alla tastiera che abbiamo predisposto qui nel nostro studio per proporci appunto l'inedito del suo CD intitolato Quadri. Marco Biasetti.
chiudo gli occhi questa notte, io ne ho viste già fin troppe, e la voce della mente non dà quiete. I colori dei pensieri sono tutti grigi e neri, sciolti con la pioggia di una fine estate. Ho ferrato le ragioni, le ho lanciate contro i muri, e con il loro sangue poi ne ho fatto dei disegni, i ritratti senza nome di due amanti in un portone che al destino hanno pagato strani pegni. E sono quadri di una vita che ho perduto, emozioni che ho racchiuso sotto un vetro, fotogrammi di momenti che ho sprecato e che purtroppo non potrò riavere indietro. Non potrò riavere indietro. Ecco qua, quadri, Marco Biasetti. Marco, ormai dobbiamo salutarci. Okay. Quali sono i tuoi programmi? Hai qualche progetto a breve, oltre alla promozione del CD? Allora, attualmente sì, stiamo lavorando molto per la promozione e direi che da gennaio poi 2017 partirà il tour e probabilmente stiamo lavorando anche per i teatri, perché assieme al ballerino appunto Giorgio Colpani e tutto lo staff stiamo creando proprio un format proprio diretto ai teatri, quindi ecco, le informazioni le potete trovare tutte sul sito, che è marcobiasetti.eu, e sulla pagina appunto di Facebook Marco Biasetti Official. Bene, ci fa piacere. Oh, allora, visto che abbiamo detto che in questo CD ci sono anche canzoni, voglio dire cover, canzoni particolarmente conosciute e apprezzate nel corso degli ultimi decenni, diciamo sì. Così, ti volevamo chiedere per salutarci così magari una piccolo medley, non so che cosa ci puoi... Allora, potrebbe essere una cosa molto carina, i due brani che in qualche modo potrebbero essere, vediamo. Allora. Dobbiamo indovinare. Sì? No, allora questo è un brano di Franco Fasano che scrisse per Mia Martini nel 96 e doveva essere cantato proprio da Mia Martini. E che invece poi non cantò, ma lo scelse proprio, lo scelse lei in un album che doveva essere dedicato alla luna e si intitola appunto La luna. E poi la luna verrà, sarà una stella che sa di neve e quasi luce farà da questa parte del mondo dove il giorno c'è già un'ombra chiara che sembra un velo, aspetta l'oscurità per regalarsi ad un cuore solo come il mio, come io sono. E poi la luna entrerà nel cielo della mia vita, come di solito fa un'amica, ed io mi ritroverò a non avere paura e nel silenzio potrò abbandonarmi alla luna, la luna che mi prenderà e amore sarà. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta
tutta la vita, la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato e avvenire, e tutto il mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà d'eternità. Grazie anche per questa chiusura che è quasi un omaggio alla cremonese Mina. Assolutamente. Ci voleva con nessuno. Bene, allora questo Quadri d'autore, il CD di Marco Biasetti, e quindi complimenti. Grazie. E naturalmente in bocca grazie al lupo. Mille. Okay? Grazie Marco, a presto. Grazie. Salutiamo Marco Biasetti, salutiamo anche voi per 2 minuti, rimanete con noi, tra poco andiamo avanti con i nostri ospiti. Ma che bella musica stamattina, è bello cominciare il lunedì in questo modo e aprire una settimana con il buon umore. Ma, cosa dici io? Sì, diciamo che il sole aiuta da questo punto di vista, per questa mattina, questo bel è cielo vero, azzurro. È vero, poi molto una grande visibilità, perché proprio non c'era foschia, verrebbe niente. Voglia di andare a fare qualche giro andiamo, in montagna. Andiamo. Dove tra l'altro è nevicato, quindi sì, attenzione. Sì, è nevicato, è per vero, gli sciatori, questo fine settimana. Questo è un bel segnale, un segno tu sei già pronto diciamo. Per sciare? So che tu vai, sì, non sei pigro come me che sto invece a guardare le partite di calcio. Allora, no? Diamo un'occhiata ad alcuni appuntamenti previsti a Cremona, intanto per gli appassionati di musica, questa sera per diciamo un appuntamento tradizionale che ritorna, si esibiranno gli Ulaanbaatar del chitarrista e cantante parigino, ma ormai adottato dall'Italia, Amaury Cambusat, questa sera all'Osteria del Fico per il nuovo lunedì live della rassegna Musica per Organi Caldi, l'ingresso è libero e si inizia alle 22. Per tutti gli appassionati invece cinefili all'ascolto, il Cine Chaplin torna con la sua rassegna, una rassegna che questa sera alle 21 presenta il film Finding Happiness, Vivere la felicità, organizzato in collaborazione con il Centro Culturale Il Tibetano di Cremona. Che c'entra il tibetano? Nel senso, è tutta una cosa abbastanza meditativa. Vediamo il promo. Immagina un mondo dove la meta è vivere la felicità. Mi chiamo Juliet, sono una giornalista investigatrice. La mia rivista mi ha inviato a scrivere un articolo su una comunità spirituale nel nord della California e sul suo fondatore, un uomo chiamato Swami Kriyananda. Spiritualità e leader carismatici mi fanno pensare alle sette, ma quando ho incontrato Kriyananda quei pensieri sono scomparsi. Spirituality is a free-flowing thing. You're living in grace even though you may not know it. La comunità si chiama Ananda, che significa gioia. Una vita completamente integrata. Parlo del corpo, della mente, delle emozioni e ovviamente dello spirito. Potremmo definire la spiritualità come... Questo ti rende felice? Qui riusciamo a vivere in modo semplice perché sappiamo che la felicità viene da dentro. Sono felice, no? Finding Happiness, vivere la felicità al Cine Chaplin questa sera, ma sempre questa sera ci sarà un altro appuntamento perché torna l'appuntamento con la rassegna di film dedicati alla montagna per tutti gli appassionati, è arrivata alla 9ª edizione al Filo in Piazza Filo Drammatici, l'ingresso è libero e gratuito, questa sera alle 21 sarà proiettato K2 Touching the Sky che è stato premiato tra l'altro durante l'ultima edizione del Trento Film Festival, ha vinto la Genziana d'Oro. Il tema è decisamente particolare. La domanda che ci si pone è possibile conciliare i rischi dell'alpinismo con la scelta di diventare genitori? E la domanda viene rivolta direttamente agli orfani proprio di alpinisti che hanno perso la vita durante le loro imprese, durante le loro scalate, orfani che sono stati riuniti in questo film. To będzie podróż w ich przeszłość i w moją przyszłość.
gdzieś w Karakorum 1986 roku. Kochane dziewczyny wy moje. I know K2 well enough to know that it's not the sort of mountain that you can play around with. We wanted to stand right on top of the crystal and touch the sky. Można całe życie być małym dzieckiem pięcioletnim, które chciałoby, żeby tata żył. Beh, insomma, un'esperienza molto toccante questa di questo gruppo di persone accomunate dall'aver perso durante l'infanzia un genitore sulla K2. E allora K2 Touch in the Sky questa sera al cinema Filo alle 21, ingresso libero per la nona rassegna film di montagna. Questo è il primo di tre film, gli altri il 14 e il 21 novembre. Direi che per il momento è tutto e allora parliamo della nostra programmazione, Cristina. Eh sì, perché questa sera come tutti i lunedì torna Cosa Bolle in Pentola e torna a trovarci quindi Nicoletta Tosato, benvenuta. Ciao Cristina, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. E allora io sono molto curiosa anche perché ho sbirciato le foto che hai preparato per noi. Dove sei lunedì stata? Mattina vieni sempre a chiedere. Allora, questa sera andiamo all'osteria La Corte Bassa di Persichello, un posto assolutamente tradizionale del nostro territorio, con qui lo staff al completo, con capitanato da Cesare Chiodelli insieme alla moglie Ada Persegani, un menù assolutamente della tradizione. Abbiamo anche le foto. Eh sì, abbiamo menù. Le foto, intanto andiamo avanti. Allora, abbiamo deciso di, anzi, ovviamente hanno deciso di cucinare un menù ecco decisamente... La cuoca, esatto. Un menù decisamente autunnale, perfetto per la stagione. Oggi c'è il sole, ma nella giornata di pioggia di ieri, ad esempio, sarebbe stato perfettissimo. Una bella vellutata di zucca con i crostini, che non manca mai ovviamente in questi mesi dove la zucca è buona, perché la zucca è l'ingrediente ovviamente principale dell'autunno. Poi abbiamo cucinato le costine, le puntine di maiale con i funghi pioppini. Perfettamente anche, di stagione anche assolutamente questo. Di stagione e gustosissime, peraltro che possiamo accompagnare o con una polenta o con un purè, la polina, assolutamente a nostra discrezione. Poi un bel dolce, uno zabaione però arricchito con un amaretto sbriciolato e del cioccolato e dei biscottini di pasta frolla, ovviamente tutto fatto in casa. E allora tutto questo naturalmente questa sera Cosa Bolle in Pentola 20:30. Ricordiamo la però, pagina Facebook. Esatto, tutto questo, anche gli ingredienti con tutte le descrizioni, anche procedimenti, sulla pagina di Cosa Bolle in Pentola di Facebook, quindi seguiteci e mettete il mi piace così potete seguire tutto quello che facciamo. Allora, grazie Nicoletta. Grazie a voi. E allora, Cosa Bolle in Pentola stasera alle 20:30, poi alle 21 in diretta il grigio e il rosso, questa sera per raccontare della bellissima vittoria della Cremonese a Pontedera ieri 4-0. Ci sarà ospite il centrocampista Luca Bellingheri e intanto però io vado a raggiungere Giovanni Gardani, che è venuto a trovarci nel nostro salotto di ore 12 per parlare dell'altra trasmissione di punta dedicata a tutto il calcio della nostra emittente, Tutti in Campo. Benvenuto Giovanni. E da te grazie. Vogliamo sapere un po' di cosa parlerete questa sera. Intanto sempre, sempre un plauso. Guarda, io non so se tu ieri hai visto me e Luciano Cesini nella diretta della Cremonese, ma in diretta addirittura Luciano ti ha fatto i complimenti. Stavo perché dice la gara dilettante. E beh, naturalmente. E quindi Luciano in diretta ha detto: ma che bella idea che avete avuto, che bella trasmissione, dare spazio ai dilettanti, importantissimo anche nella nostra provincia. Lo ringrazio. Lui poi c'ha il cuore che batte per la Martelli Piadena, c'è anche... me l'ha detto, me l'ha gioca, detto perché quindi... eravate a fare sì, le immagini della Martelli. Siamo andati proprio un paio di due o tre settimane fa, se non ricordo esattamente.
Questa sera abbiamo, la cosa importante è che abbiamo tutte le categorie, dall'eccellenza, anzi dalla Serie D, pergolettese, abbiamo anche qualche immagine, tornata a vincere. Vediamo intanto che racconti due immagini della pergolettese, qualche gol, qualche insomma, vittoria consecutiva. Adesso no, consecutiva no, perché ha perso domenica scorsa, però 9 su 10. 9 insomma, su 10, non caspita. Non è male, c'è il Monza che è lì a un punto perché non ha ancora perso, ma ne ha pareggiate due, però insomma è un bel duello, anche perché adesso le altre si sono staccate a 7-8 punti, quindi 8 dalla pergolettese. Vittorie consecutive, la sconfitta decideranno e poi esatto. Questa vittoria era importante, questa gara, lo dice anche Milanesi in studio l'altro lunedì, per vedere la reazione dopo una sconfitta, sai, la pergolettese l'avevamo vista solo vincere, vedere la reazione dopo un KO era molto importante, la reazione è arrivata con un bel successo. Poi andremo, ripeto, dalla Serie D fino alla terza categoria, perché avremo il Crema, che si è fermato, la notizia è che si è fermato ma ha allungato di un punto perché la seconda ha perso, quindi pareggia ma allunga di un punto. Avremo la promozione perché andremo a Castelleone, abbiamo portato anche fortuna perché Castelleone era in un periodo nero e ieri ha vinto, si è un po', diciamo, preso una boccata d'ossigeno. Avremo un paio di gare in prima categoria, il Casalbuttano, e avremo anche la Spinese che per la prima volta siamo andati a trovare, un po' così, un punto lontano sulla cartina Spino d'Adda perché insomma è quasi Milano, però era giusto coprire un po' tutto e siamo riusciti ad andarci, peraltro per una partita anche abbastanza importante, vedremo poi com'è andata stasera. E poi ancora in seconda il derby Sesto Grumulus, che è sempre molto molto sentito, in attesa anche di andare a trovarlo, diciamo, gli amici del Torrazzo che sono primi in classifica, prima o poi ci arriviamo. E poi in terza siamo andati a Cicognolo, quindi abbiamo coperto veramente tutte le categorie, sono 7 gare. Diciamo gli ospiti, li svegliamo. Ma certo. Allora avremo Riccardo Miadoro, proprio l'allenatore del Sesto 2010, che ci parlerà di questo derby. Insomma, come dicevamo, cercando di dare spazio a tutte le categorie, l'altra volta è stata poca seconda e poca terza, tanta prima categoria, stasera avremo più seconda categoria, anche con l'ospite, e poi Gianluca Corbani del quotidiano La Provincia, nelle vesti di opinionista. Di opinionista che segue proprio tutto il calcio, dilettanti per il quotidiano cremonese. Esatto. Allora, vogliamo ricordare anche come fare a mettersi in contatto con te. Intanto è una pagina Facebook con tantissimi mi piace. Sì, siamo quasi a 1.300 e quindi è stato un bel successo nel giro di un paio di mesi. Fondamentalmente siamo partiti l'ultima di agosto, la prima di settembre, quindi due mesi e una settimana, diciamo così. Direi che questo è il metodo migliore, la pagina Facebook. Poi chiaramente la società può anche contattarci a sport@cremona1.it, che poi è la mail della redazione sportiva, nel momento in cui ci sono magari segnalazioni da fare, esigenze, nel momento in cui magari qualcuno vuole anche inviarci. Ecco, volevo proprio arrivare lì. Voi l'avete visto, se avete seguito la trasmissione Giovanni Gardani, che molte delle immagini sono amatoriali, certo. Anche alcune le facciamo noi con i nostri operatori o con i nostri collaboratori, come appunto Maria Luisa Arancati, che è giusto citare. Esatto. Ma se ci fosse qualcuno che vuole cimentarsi, che vuole fare qualche immagine, che magari fa qualche ripresa di qualche gol particolare, no? A me capita spesso quando sono lì a guardare una partita, magari col cellulare o con l'iPad, di fare la foto al gol, il filmino al gol di mio figlio, certo, l'immagine certo. Al gol di mio figlio, chissà quanti genitori avranno magari. Quello è importante, ma tra l'altro voglio svelare un retroscena velocissimo. Domenica scorsa il DS della Louisiana, che era già stato ospite, Alberto Cavana, ci ha mandato la foto del gol di Donini. Allora gli ho detto, guarda, la prossima volta, già che ci sei, perché l'ha fatta col cellulare, fai un video. Ecco, dato che Donini le punizioni le sa tirare, ha fatto un altro gol e questa settimana ci ha mandato il video. Quindi stasera ce lo vediamo. Non ha dovuto aspettare tanto, l'ho messo alla prova e ha subito risposto. Quindi un plauso anche al DS Cavana, e stasera ci vedremo il gol, peraltro decisivo, in uno scontro diretto, quindi anche dal peso specifico notevole. Quindi siamo ben felici per tutti coloro che vogliono inviarci delle immagini in quei campi dove noi, ovviamente, anche per numeri, perché abbiamo detto che sono oltre 900, no? I giocatori giocano ogni quasi domenica. Quasi 1.000, penso, anche forse esatto. 3.000. Ecco. Poi rifaremo i conti. Rifaremo bene i conti, quindi tutti coloro che vogliono provare a mandarci le immagini, vogliono cimentarsi e cercare così di realizzare qualche filmato di qualche gol della propria squadra o dei propri figli o dei propri amici, noi siamo qua per aspettarli e Giovanni Gardani prontissimo a mandarle in onda. Esatto, quindi vi aspettiamo e vi aspettiamo stasera alle 22 chiaramente. Grazie. Alle 21 e poi alle 22. Alle 21 con il Grigio Rosso e poi naturalmente full alle immersion. 22 con tutti in campo con Giovanni Gardani. E io mi sposto, vado a trovare la professoressa Maria Cristina Bertonazzi che ci aspetta nel nostro salotto, perché oggi dobbiamo parlare di un argomento che secondo me incuriosirà moltissimi i nostri telespettatori. Se ne parla tanto, vero? Sì, se ne parla tantissimo, per quello
che abbiamo pensato di così di proporlo. E allora, anche di cosa parleremo oggi? Dell'invasione, sì, chiamiamola così. Con le immagini non ho cominciato con questi per non avere un impatto così repellente, però parleremo degli insetti di nuova introduzione e se ne parla tantissimo perché faranno tantissimi danni, per cui a mio parere è proprio fondamentale, come hanno fatto molte università, investire proprio di responsabilità i cittadini e insegnarli come fare magari a riconoscere queste specie e non confonderle con le altre, per cui dopo poterle segnalare per capire come può avvenire questa diffusione e se è possibile prendere qualche precauzione. Insomma. Intanto tra poco vedremo le immagini, sì, che tu ci hai inviato. Tra gli insetti di nuova introduzione parliamo anche di una specie cosiddetta aliena che quest'anno si è fatta particolarmente sentire. Io ho visto proprio i social dove moltissimi parlavano di questa invasione di cimici. I cimici sì, ce li abbiamo. Ce li abbiamo. Anche doppi. Perché erano veramente tantissimi. Sono abbiamo visto delle, sì, immagini... Sì, abbastanza, sì, molto raccapriccianti. Poi pensando che le cimici non si possono neanche schiacciare. O... No, non si possono schiacciare, però c'è chi ad esempio trova altre modalità, cioè tante modalità. E consigliano la manualità, cioè prenderlo con l'aspirapolvere, però ad esempio con l'aspirapolvere, poi nel momento in cui si usa l'aspirapolvere, il feromone, che per loro è un feromone di allarme, che serve proprio per comunicare che sono in difficoltà. Allora, io ti avevo già fatto una domanda, mostro tutta la mia ignoranza, no, in fatto di natura, perché avevo chiesto qualche settimana fa proprio alla nostra professoressa, ma come mai ci sono, noi siamo abituati a vedere le cimici verdi, ce ne sono scure, ma sì, cosa sono? No, sono specie diverse. E invece mi ha spiegato che sì, sono specie diverse. Anche nelle verdi ci sono delle specie diverse. Addirittura per riconoscere bisognerebbe guardare dei puntini, che sono tre sul pronoto, cioè fra il pronoto e il mesonoto, per cui... cioè sono delle cose, voglio dire, che non si fanno, si dicono verdi e basta. Invece anche a me è capitato che molte persone mi chiedessero, non solo tu, quindi mi facessero questa domanda. Mi sento in buona compagnia. No, perché noi abbiamo delle specie, infatti una di queste è la nostra specie, la cimice grigia italiana, che non fa danni. Quali? Posso aprirlo? Sì, sì, assolutamente, si possono... Ecco, così lo mostro aperto perché sennò il... Sì. Il vetro fa un po' di luce. Che è questa? Questa è, più una, chiara, è nostra. È nostra. L'altra, le altre due sono due queste che abbiamo sono visto queste quest'anno. Asiatiche nuove. Che sono arrivate e hanno. Si vede già il colore, però poi dalle immagini guarderemo proprio dettagliatamente le differenze. Comunque già lì si può vedere che, ad esempio, hanno una forma meno slanciata rispetto a quell'altra. Poi sì, la colorazione è anche più chiara. E poi viste da vicino vedremo anche le antenne che sono diverse, per cui se una persona non ha proprio ribrezzo a osservare la cimice da vicino può da solo capire se è quella aliena oppure no e di conseguenza o segnalarla o insomma... Segnalarla cosa? Segnalarla vuol che dire... Che utilità, esatto, come si fa a segnalarla, sì, e che utilità può avere? Ma un'utilità a livello di ricerca, perché in questo caso si capisce quale può essere la diffusione, la densità della popolazione e quindi, ad esempio, qui quando è stata... Questa cimice è stata segnalata, adesso è proprio la prima volta, durante un esame di entomologia. C'è uno studente all'Università di Modena, ha fatto questo esame nel 2012-2013 a confine, e ha trovato questa specie che non riusciva appunto a identificare, per cui ha segnalato in questo caso, ma chiedendo che specie fosse, all'insegnante, e quindi gli esperti proprio di pentatomidi, che è la famiglia a cui queste cimici appartengono, appunto ha proprio dichiarato che si nota che già soltanto dal fatto che il cartoncino di quella nostra, sì, è un pochino più vecchio, più usato, però è più chiara di colore. Esatto. Perché evidentemente era già preparata, sì, mentre sì, invece sì, questo è proprio esatto, no, però le adesso cose. Viene proprio ripresa, riutilizzata, portata fuori dalle collezioni, diciamo, proprio per mostrare questa differenza e, insomma, che è fondamentale, che secondo è fondamentale. Me è importante. Ma è vero che si riproduce velocissimamente? Si riproducono, sì, perché fanno un sacco di uova, depongono moltissime uova. Adesso loro sverneranno come adulti, potrebbero svernare nelle case, quindi stiamo molto attenti, chiudiamo bene, perché appunto hanno poi anche questo feromone di aggregazione
e può attirare moltissimi individui che quindi o nelle cantine eccetera in posti dove possono essere riparati e quindi riprodursi e rapidamente. Quanto riprodursi tempo dopo, ogni quanto nella si primavera. Le uova? Ma le uova una ventina di giorni circa, ma poi anche questo, ci sono dei valori che non sono cioè confrontabili perché poi dipende anche dalle condizioni climatiche in cui si trova. E quest'anno con anche questo caldo prolungato hanno trovato essere condizioni particolarmente favorevoli. Ma poi loro comunque favorevoli rispetto alle altre cimici riescono a sopportare anche delle condizioni di temperatura non favorevoli. Io sento a sopravvivere già l'odore, sì, nonostante siano chiuse, quindi richiudo immediatamente, sì, la nostra scatolina. Abbiamo pronte delle foto, le facciamo, sì, vedere, sì, le, sì, immagini, sì, così che le ci vediamo hai mandato subito. Allora regia, mandiamo la poi io ho la portato macchia anche altre curiosità, perché a volte, sì, si, sì, ecco, questa è una vignetta. Questa è una vignetta. Una vignetta dell'informatore fitopatologico in cui appunto si vedeva, ecco, noi abbiamo sempre studiato anche la teoria dell'evoluzione dicendo che ci sono delle barriere geografiche che impediscono agli animali di incontrarsi e di arrivare. Invece gli insetti riescono proprio a superare queste barriere. In un modo anche molto banale. Sì, proprio estremamente banale, perché utilizzano, ad esempio, li chiamano anche autostoppisti, no? Utilizzano senza, appunto, come clandestini i mezzi nei bagagli, di trasporto. Nella verdura, nella frutta, soprattutto nella, arrivano con il verde, cioè proprio verde, con le piante. Con le piante. Molti di questi arrivano con le piante, lo stesso è stata, io l'ho portata qui, la piralide del bosso, la licena dei gerani, che anche qui qualche anno fa non c'erano. E quindi questa vignetta ci ha dimostrato proprio che al di là dei ponti che possono essere fatti per così avvicinare i luoghi, gli insetti, anche i funghi, i batteri, eccetera, arrivano indipendentemente. Ma da anche noi inviamo insetti potenzialmente dannosi per altri ecosistemi, no, della nostra Europa, no? Non si sa. No, ci saprà, io non lo so, nel senso che noi adesso siamo proprio tutti allerta nei confronti per quelli di che ovviamente emergenza arrivano e non di quelli, quindi, che inviamo se negli forse altri paesi. Un po', ecco, questa è la Popiglia japonica. Questa è bellissima e bisogna stare molto attenti perché non va confusa poi con la cetonia delle rose, con un altro, sì, insetto molto simile. Si riconosce perché ha questi ciuffi, ci sono, sì, cinque, sì, ciuffi ai lati i dell'addome, bianchi, chiari, e due centrali. Sì. Quindi questi ciuffi permettono proprio di riconoscerla senza e cosa, sbagliare. Da dove arriva? Questa cosa arriva fa dal Giappone e fa di tutto. Perché è stata, cioè proprio attacca qualunque specie, proprio sia ornamentale, fruttiferi. E fa dei danni, quei buchini danni che vediamo nelle foglie. Quindi. Questi buchini, poi ne vedremo degli altri. E siccome questo insetto, cioè praticamente sfarfallano, prima ecco si aggregano, quindi noi vediamo già i danni degli adulti, eccolo qua, perché sì, questi sono gli adulti. Però ad esempio le larve di questo insetto che rimangono nel terreno per qualche mese possono fare dei danni, ad esempio, ai campi da golf, perché loro si nutrono di radici di graminacee. Noi sappiamo che queste sono piante che nei campi da golf, e anche nei prati, nei giardini, e quindi fanno dei danni notevoli economici. Economici, quindi, anche. Ecco, soprattutto economici, perché poi danni alle persone non ne fanno. Questa è appunto è la nostra cimice. La cimice asiatica. Ecco, si riconosce bene perché intanto è, diciamo, un po' marmorizzata. Il capo si vede che è molto rettangolare rispetto a quell'altra. Poi le ho messe vicine per far adesso vedere la andiamo differenza. Andiamo avanti, facciamo vedere anche la, sì, foto successiva. E poi le antenne. Ecco, poi le antenne si vedono bene anche da un'altra parte. Ecco, anche qui si vede molto bene il capo che è rettangolare. E ecco, invece quella successiva sarà la nostra, Raphigaster nebulosa. Ecco, questo invece tutti questi puntini, no, che ha sul corpo, sì, ecco, cioè proprio sono inconfondibili, per cui vedendo questa livrea punteggiata ci permette già di vedere la differenza. Che danni fa questa cimice? No, non fa danni, dei danni. Da solo fastidio, l'altra, diciamo, fa a noi danni, quando entra. Sì, sì, anche l'altra a noi non fa danni, cioè nel senso dà fastidio se arriva nelle case, certo, però quell'altra fa danni tantissimo anche qui alle colture, alle piante ornamentali. Ad esempio le pesche, le mele, cioè la frutta, non può essere commercializzata. Per quale motivo? Perché è praticamente piena di puntini che sono il risultato dell'attacco che la cimice col suo apparato boccale, che è fatto di stiletti, quindi pungente, arriva appunto a danneggiarli, quindi nessuno di noi li comprerebbe. Qui invece si vede proprio la differenza, e la differenza si vede anche nelle antenne. Sì, le antenne ecco della qua, nostra cimice, la cimice grigia,
sono, vediamo, dei segmenti bianchi, no? Alternati, sì, che hanno più o meno, diciamo, la stessa lunghezza. Nell'altro caso invece poi si vede, osservandolo bene, che l'ultimo segmento ha una parte più chiara, come se ci fosse un articolo e mezzo chiaro, e quindi anche questa è un'altra differenza sostanziale. Questa è la piralide del bosso. Chi ha le siepi di bosso ha avuto dei danni notevoli, perché oltre cioè fare danni, proprio depone le uova vicino alle foglie, eccetera, come tutti, però le larve, cioè, sono proprio golosissime di bosso. Anche questa è stata importata dall'Asia. Dall'Asia. A parte una che vedremo, che è quella dei gerani, che arriva dal Sudafrica, tutte le altre sono di origine più o meno asiatica. Ecco, sì, cioè io purtroppo i bossi qualche danno me l'ha fatto, non enormi. Io ho visto bossi, siepi di bossi che sono stati devastati e poi seccano, perché arriva anche una specie. Ecco, questa è la forma scura. Quindi questa può anche essere vista come una strategia da parte di questa farfalla, no, di sopravvivere, perché la forma chiara, la forma scura, che può mimetizzarsi meglio all'interno proprio della vegetazione. Certo. Ecco, qui si vede la larva e i danni che incomincia a fare. Poi mangiano anche proprio le cortecce. Ecco, questa è lo stadio pupale, vediamo i fili sericei, che proprio sono un po' un rifugio delle larve all'inizio, per poter proprio anche proteggersi nei confronti dei predatori. Questi sono i danni. I danni fatti. I danni anche al cimitero di Cremona, sì, ci sono state delle siepi che sono state proprio danneggiate. In questi casi come si fa? Si riesce ad intervenire o poi la pianta a un certo punto muore? No, o la pianta in molti casi non viene impoverita. Se si interviene in modo tempestivo non muore. L'efficacia purtroppo sono dei trattamenti chimici, però insomma c'è una scelta che, ecco, stanno anche studiando. Ecco, qui si vede in più questa siepe è stata attaccata da un fungo che ne determina proprio poi questa secchezza. E, sì, cioè, cercano dei feromoni, no? I feromoni sono un metodo di lotta che si inserisce nella lotta più completa, che è la lotta integrata, però non hanno ancora dato dei risultati. Questa invece è la licena del geranio. Infatti negli ultimi anni i gerani hanno subito dei grossi danni proprio a causa delle larve di questa farfalla. Depone, quando ha le ali chiuse è molto bellina, però purtroppo che questa, ecco, sempre, poi ce l'abbiamo, sì, anche qua, poi magari la vediamo. Anche questo abbiamo messo il confronto in modo tale da non poterla confondere con gli altri licenidi, che sono quelle farfalline in cui le femmine sono marroni e i maschi sono azzurri. Ecco, sono. Questa è la nostra, ecco, vediamo che è di dimensioni comunque molto più piccole. Ecco, invece sotto, intanto che facciamo scorrere, c'è l'ifantria un po', cioè, superata, fra virgolette, perché è quella che faceva questi, ecco, questa è quella del bosso. L'ifantria è quella che provocava tutte le ragnatele sugli aceri, anche questa di origine americana qualche anno fa, e non è defogliava completamente le foglie, che erano proprio scheletrizzate, e non è ancora comunque stata completamente combattuta. Ecco. Gli altri invece, la Metcalfa, cioè, si vedono poi in giro. Sì, però sì, non, sì, certamente. Ecco, invece, se poi, ecco, magari volevo portare anche questi, volevo far vedere questi, se poi vediamo anche le immagini e si vedono, comunque questo è il punteruolo rosso della Parma. Sì, sì, cioè io l'ho portata sappiamo perché, che ha fatto tantissimi danni. Fortunatamente, esatto, da noi non ci sono le palme, però, e quindi se anche questo arriva dall'Asia, è stata trovata, poi si è diffusa ed è stata poi importata in Italia, pare la prima segnalazione, da un vivaista di Pistoia che aveva comprato delle piante dall'Egitto. Quindi un po' non erano stati fatti dei controlli e un po' molte volte è anche difficile farli. Per cui quando questi non hanno antagonisti, i cambiamenti climatici sono a loro favore. E quindi, ecco, questo invece è il tarlo cinese. Prima si vedeva la larva del punteruolo, che è di dimensioni piuttosto significative, era nella provetta e viene mangiata da molti abitanti della Papuasia. È un tipo. Ecco, questo qua è il ricovero, sì, questa è la larva. La larva. Questo è il ricovero, che è fatto proprio il bozzolo, dove c'è la crisalide, sì, no, non è la crisalide, questo è un coleottero, quindi la pupa che noi vediamo, quindi che è fatto proprio con i pezzettini delle palme, dei tronchi di palme che loro si costruiscono. Cioè dal loro punto di vista sono ingegnosi, dal nostro un po' meno, perché c'è chi ha paura che le palme possano avere un rischio di estinzione piuttosto forte.
Allora, noi siamo in chiusura, dobbiamo, però su questo possiamo andare avanti a parlare anche la prossima settimana, volte, sì, sì, sì. Perché è molto interessante, perché abbiamo avuto anche le coccinelle, no? Anche le coccinelle, sì, sì, no, no, da anni proprio, e queste, sì, 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 ma ce ne sono tantissimi, cioè c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Allora, torneremo a parlarne anche settimana prossima nel nostro spazio Natura, così finiamo l'argomento che naturalmente è, secondo me, molto interessante. Sì. Anche torniamo a parlare, approfondiamo anche sui geragni. Anche per permettere alle persone in questo modo di vedere qualcosa di cui non hanno idea magari delle dimensioni, dei rapporti. Noi pensiamo magari, ad esempio, il punteruolo fosse molto piccolo, invece, come si può vedere, ha dimensioni. No, è bello grande, bello visibile anche. Va bene, professoressa Maria Cristina Bertonazzi, grazie, ci rivediamo lunedì prossimo, nel frattempo un attimo di pausa e poi la linea Giovanni. Sono le 13, sempre in diretta, già inquadrata la nostra prossima ospite, bentornata la dottoressa Giovanna Sabato, che è una funzionaria della Questura di Cremona, perché da oggi, lunedì 7 novembre, tornano gli appuntamenti con la Questura di Cremona, ovvero ogni 15 giorni avremo la possibilità di conoscere meglio l'attività della Questura attraverso i dirigenti e i funzionari, e quindi che ci racconteranno dei vari uffici, delle varie specialità, dalla polizia postale alla polizia ferroviaria, oppure appunto i vari uffici interni della Questura, come in questo caso con la dottoressa Sabato, perché oggi parliamo in particolare dell'ufficio di cui è responsabile, quindi della polizia amministrativa, sì, che non sta a far passare carte tutto il giorno, anzi. Sì, perché si occupa tra l'altro del rilascio dei titoli di espatrio, classico il passaporto, sì, e poi la dottoressa Sabato si occupa però anche dell'ufficio immigrazione, sì, e quindi sì, insomma, questa è un'altra bianca, e poi si occupa per esempio del porto d'armi, e quindi certo, insomma, cose da fare ce ne sono tante. Intanto una battuta che non faccio al dottoressa Sabato perché non ne può parlare, però leggevo che c'è stato un giro di vite su 50 stranieri, ci sono state tante espulsioni, fogli di via, sono stati condotti direttamente alla frontiera o in centri, dopodiché saranno appunto rimpatriati, quindi sì, insomma anche sì, questo sì, rappresenta sì, una grande attività per la Questura anche di Cremona. Certo, abbiamo eseguito numerose espulsioni soprattutto negli ultimi mesi, ovviamente le espulsioni si riferiscono a persone che sono prive delle autorizzazioni al soggiorno e che quindi, non potendo permanere sul territorio nazionale, devono essere espulsi. Eh certo, comunque di questo insomma al momento non parliamo, anche perché sono attività queste sulle quali insomma si preferisce più che parlare, si preferisce agire, diciamo, sì, così. Parliamo invece di polizia amministrativa e più strettamente di passaporti che vengono rilasciati dalla Questura, con procedure che abbiamo già avuto modo di ricordare nel corso degli anni, insomma si sono per fortuna velocizzate. Certo. Tra i compiti della polizia amministrativa c'è anche il rilascio del passaporto. Il passaporto è il documento per eccellenza per l'espatrio, che viene rilasciato a tutti coloro che hanno necessità di poter svolgere un viaggio all'estero o comunque in ambito internazionale. Il passaporto, che è un documento cartaceo composto da 48 pagine, contiene all'interno un microprocessore, all'interno della copertina c'è un microprocessore che contiene appunto tutte le informazioni relative ai dati anagrafici, le impronte, le foto del soggetto richiedente. Viene rilasciato a tutti i cittadini, compresi anche i minori, perché una volta i minori venivano iscritti sui passaporti dei genitori, invece no, adesso con una nuova legge entrata in vigore nel 2010 anche il minore deve avere un passaporto individuale. Beh certo, insomma. Ecco, i tempi come sono quindi? I tempi di rilascio, consideri che per legge abbiamo il dovere di rilasciare il passaporto, ove ovviamente non ci siano impedimenti o problematiche particolari, 15 giorni. Però la Questura di Cremona riesce comunque a soddisfare un rilascio del passaporto in tempi, diciamo, velocissimi per chi ha urgenza documentata e comprovata, altrimenti i tempi medi sono intorno a una decina di giorni. 10 giorni. Ecco, ma in media, voglio dire, ci sono dei picchi ovviamente nel corso dell'anno? Sicuramente nei periodi prenatalizi, insomma, nei periodi prepasquali. In media quante ne fate comunque? Beh, 7.000 l'anno, 7.000 rilasci l'anno, 6-7.000 rilasci l'anno. Ovviamente magari concentrati in un paio di periodi dell'anno. Soprattutto sì, nel periodo estivo, nel periodo natalizio, insomma, nel periodo dove si viaggia di più, ecco.
E anche perché insomma c'è il famoso passaporto che scade dopo 10 anni, quindi sì, va rifatto. Adesso il passaporto è decennale, infatti non si parla più di rinnovo del passaporto, ma sempre di rilascio di nuovo titolo, quindi con la verifica di tutte le condizioni che la legge appunto richiede, che non vi siano impedimenti di espatrio, che non vi siano multe o ammende da pagare, che non ci siano pene restrittive da soddisfare. E quindi insomma tutte cose che dovete controllare, tutte cose che dobbiamo verificare per vedere se effettivamente uno ha il diritto di poter espatriare, poter andare all'estero, all'estero che non sia Unione Europea, perché ormai lì, anche con la carta d'identità ovviamente lì si può espatriare, e per fortuna anche in Italia poi è stato tolto il famigerato bollo, che credo anche, infatti prima vi era una tassa annuale pari a 40 euro e 29, adesso invece questa tassa è stata soppressa, viene rilasciato il passaporto con il pagamento di un contributo amministrativo pari a 73,50 euro, però soltanto all'atto del rilascio, e poi una volta e poi vale per tutti i 10 anni. Ecco, quindi, ma per richiedere il passaporto bisogna prenotarsi? Allora, è possibile anche usufruire di un servizio che la Polizia di Stato ha. Per la questura di Cremona non c'è nessun problema. Faccio questa premessa nel senso che chiunque si presenti allo sportello negli orari e nei giorni di apertura, noi soddisfiamo e riceviamo comunque l'istanza. Quindi grossi problemi non ne abbiamo. Però per chi volesse può anche prenotarsi sull'agenda passaporti, che è appunto un'agenda online, può prenotare ora e giorno per poter depositare l'istanza e ovviamente il prelevamento delle impronte digitali. Beh, insomma, direi che è una procedura, un procedimento ormai ben rodato, consolidato, che non crea particolari problemi. Sì. E poi il passaporto lo si può ritirare direttamente in questura? Il passaporto, una volta rilasciato, si ritira in questura. Il richiedente può anche esprimere la volontà di far ritirare il passaporto da una terza persona, che però deve essere delegata, o addirittura un altro servizio che è stato reso da Poste Italiane, il passaporto a domicilio. Quindi l'utente, nel momento in cui si presenta allo sportello per la presentazione della domanda di passaporto, può anche esprimere questa volontà di ricevere il passaporto a casa. In quel momento l'operatore allo sportello consegnerà una busta di Poste Italiane sulla quale l'utente indicherà il recapito ove vorrà ricevere il passaporto e verrà ricevuto a casa previo pagamento di un costo che pare a 8,20 euro da pagare come contrassegno al postino che lo consegna. Quanto è importante questo documento, fondamentale soprattutto in alcune situazioni, in alcuni paesi dove veramente se uno perde il passaporto glielo rubano, insomma è panico. Sì. Quindi bisogna stare attenti. Noi consigliamo sempre e comunque di fare una fotocopia del passaporto e di portarla comunque con sé, perché in caso di furto o smarrimento in un paese estero, innanzitutto è necessario recarsi nella propria rappresentanza diplomatica per poterne chiederne un altro passaporto. Però avendo appunto la fotocopia tutto riesce e risulta più semplice. Sicuramente poi attraverso gli accertamenti di rito la rappresentanza diplomatica rilascerà un nuovo documento. Ah, ok, perfetto. No, dicevo però quanto è importante e anche concreto in una società che ormai è sempre più abituata ad avere le cose digitali, no? Cioè uno si immagina che prima o poi uno fa vedere il visore dello smartphone e in qualche modo lo fanno passare. Al momento quello rimane bello solido, bello cartaceo. Sì, il passaporto è fondamentale. Poi comunque insomma il formato che rimane sempre un modello unificato e un formato cartaceo deve essere un passaporto consolidato a livello proprio Schengen, a livello europeo. E quindi tutte poi le norme che vanno a disciplinare anche il rilascio del passaporto è proprio in ambito europeo. Benissimo, no, stavo pensando ai nostri prossimi ospiti, parleranno di viaggi e quindi sarebbe bello anche capire un po', visto che hanno girato il mondo, quando avete... Buongiorno a Tarcisio e a Massimo Agliardi. Buongiorno. Vi coinvolgo così senza avvertirvi. Chissà, con tutti i viaggi che avete fatto in giro per il mondo, avete mai avuto problemi con il passaporto? Insomma. No. Qualche volta, ma soprattutto per casi particolari e qualche volta per qualche furto. Però grazie alle rappresentanze diplomatiche, come diceva la dottoressa Sabato, problemi sono stati veloci e senza grandi problemi. Bene, insomma, quindi bisogna stare attenti, insomma, non perderlo. Posso dirlo bene, sì. Allora io approfitto della presenza della dottoressa Sabato, anche perché, come dicevamo, si occupa anche dell'ufficio armi, dell'ufficio che rilascia i permessi, le licenze per poter utilizzare le armi.
C'è proprio una notizia di queste ultime ore che registra una sorta di boom nella richiesta di porto d'armi, perché c'è un po' questo timore che la recrudescenza dell'attività criminale, insomma, possa, e quindi uno si vuole difendere in casa e si porta un'arma, solo che evidentemente non tutti possono avere un'arma vera e propria in casa, e quindi si fingono cacciatori per avere almeno un fucile da caccia. Ma come, leggevo, c'è un boom, mi faccia vedere, diamo anche un dato. Tutto questo, diciamo, sarebbe basato su questa sorta di paura, questo timore. Le licenze per andare a caccia sono cresciute del 12,4%, quelle per uso sportivo del 18,5%. Al contrario, la difesa personale è in continuo calo da anni. Ecco, questo viene registrato anche a Cremona. Beh, la difesa personale, bisogna avere un estremo bisogno di andare armati permanentemente, è un'autorizzazione che rilascia il prefetto, quindi non rilascia il questore, ed è veramente, si contano sulle punte delle dita, insomma, le licenze rilasciate come porto d'arma per difesa personale, ed è un'autorizzazione, diciamo, a sé. Per quanto concerne invece i porti d'arma, noi dobbiamo distinguere la mera detenzione dal rilascio di un porto, che poi non è un vero e proprio porto, ma un mero trasporto dell'arma stessa. La detenzione è legata all'abitazione, quindi io chiedo di acquistare un'arma, chiedo al questore di rilasciare una autorizzazione per l'acquisto di un'arma finalizzata però alla detenzione. L'arma non può uscire dalla propria abitazione. Diverso invece è il porto d'armi per uso sportivo, per uso caccia, che mi consente di poter trasportare l'arma di cui io detengo al poligono oppure sul luogo di caccia. Insomma, anche questo naturalmente è giusto sottolinearlo. Dottoressa Giovanna Sabato, responsabile della Polizia Amministrativa della Questura di Cremona, grazie. Grazie a lei. Buon lavoro a lei e a tutti i suoi collaboratori. Grazie a lei. L'appuntamento con la Questura di Cremona torna fra 15 giorni. Breve pausa e poi torneremo a parlare non di passaporti, in questo caso, ma di viaggi. E allora bentornati, io con la fantasia sto già volando ben lontana da qua, perché vi presento i prossimi ospiti, così capite a cosa sto pensando. Tarcisio e Massimo Agliardi, agenzia viaggi The Crown Jewels, che ci vogliono raccontare un'ipotesi di viaggio che voi state organizzando e realizzerete a brevissimo. In posti molto lontani, si parla di Argentina, ma meravigliosi. Sì, è l'intenzione di avere questo viaggio che ci porterà in Patagonia, ma non solo, anche a Iguassù, a visitare la grande Parigi del Sud America, che è Buenos Aires, la penisola di Valdés e Ushuaia, che è la capitale della fine del mondo, come si dice. Sarà un viaggio di circa 2 settimane, un viaggio impegnativo un pochino a livello di spesa, ma non di fatica, perché lo possono far tutti. Anche i bambini in questo caso. Però, può viaggiare anche in famiglia. Assolutamente sì. Quindi un viaggio che è la fine del mondo. Diciamo. Esatto, è il viaggio alla fine del mondo, come dice anche il Santo Padre. E allora, intanto che cominciamo a raccontarlo nel dettaglio, abbiamo anche delle foto che ci avete preparato, così andiamo a scoprire, insomma, quali meravigliosi panorami si possono vedere. Già qua non so cos'è questo. Beh, questo è il tipico asado. Asado, certo. Tipica carne argentina, qui cucinata proprio direttamente sulle braci. Quindi vediamo. Partiamo proprio così, che a quest'ora, l'ora di pranzo va benissimo. Allora, si parte da Cremona a Milano Linate, si fa scalo a Roma, dopodiché volo... Si vola con Aerolíneas Argentina, la compagnia di bandiera, e si arriva a Buenos Aires. Qua adesso passeranno immagini un po' di tutto il viaggio, tutto, perché si comunque passa la tappa base da... sarà proprio Buenos Aires. Nelle foto che passeranno vedrete ciò che andremo a visitare, la grande punto capitale chiamata la Parigi del Sud America, con le sue strade larghe, i suoi quartieri, Palermo, Della Boca, famosa perché lo vedremo dalle case colorate, dai teatri, dai caffè tradizionali. Questo che passiamo è il caffè Tortoni, un simbolo, questa è la Boca. Insomma, Argentina che si conosce. Per poi naturalmente volare con un volo di circa 3 ore e mezza, 4 per andare a Ushuaia, proprio giù di fronte al canale di Beagle, che separa poi l'Argentina, l'ultimo lembo argentino, e l'Antartide. Ecco, cosa sono queste? Perché mi ha incuriosito moltissimo questa immagine, una meraviglia. Le cascate di Iguassù, che
è un'altra parte del viaggio che facciamo con un'estensione, un volo, è un volettino che questo qua di un'ora e mezza che ci porterà a visitare tutte e due le parti, sia quella argentina che quella brasiliana. Esatto. Anche se poi c'è una parte anche paraguayana. Che un po' forse quella conosciuta meno, forse la parte Buenos Aires. E tutto questo, insomma, si il parte, tango, si naturalmente, viaggia, questa, tango, questa sì, è sì, la certo. famosa Casa Rosada. Casa Rosada. Non mancherà una serata di tango, assolutamente, come sempre, in qualche locale caratteristico. Sì. Ecco, la caratteristica dei vostri viaggi che sono organizzati, ho visto in tutti gli aspetti, proprio. Sì, sia partiamo come guide da Cremona come... con noi, c'è sempre uno di noi, guide che parlano italiano ovunque, assicurazioni comprese, devi solo pensare di fare un viaggio e non avere problemi, è quello che vogliamo magari offrire alle persone. Non tutte le persone sono dei fai da te, anche se abbiamo questo tipo di cliente e anche questi tipi di viaggi li facciamo ben volentieri, però andare spensierati verso una destinazione forse per molti è ancora una cosa importante. Soprattutto quando si va così lontano, esatto, perché esatto. ci si trova tantissimi chilometri da casa. Sapere che c'è chi si preoccupa per te, che non ha un problema di tempi, di orari, hanno un po' tutto organizzato, ma il bello è che non sono mai grandi gruppi, al di là dei costi, però i gruppi sono sempre umani, come si dice, 10 persone massimo, 12, 15, soltanto insomma, grandi chi gruppi. Insomma, chi decide di intraprendere questo viaggio deve occuparsi soltanto dei documenti, sostanzialmente, documenti e di preparare le valigie. Bravo, e le valigie. E che godersela. Clima si trova? Naturalmente nel periodo che va da novembre a marzo in Patagonia è la stagione migliore, la stagione che è praticamente un po' una primavera, anche se perciò qualche fioritura, non fa il freddone che troviamo. L'unico caldo un po' amazzonico è proprio Iguazú, però una bella temperatura a Buenos Aires, un freschetto a Ushuaia, naturalmente nel Parco dei Ghiacciai al Calafate un attimino più freddo, poi il tempo li cambia 6 volte al giorno, 10 volte al giorno, sono le Pampas praticamente, queste montagne ricche di neve che circondano un po' tutti questi e paesaggi. E poi si incontrano anche questi animali comunque. Sì, questa è la zona più ventosa del paese dove andremo a incontrare i pinguini, è la penisola di Valdés, precisamente Punta Tombo, dove c'è una delle più grosse pinguinere che ci sono nel Sud America. Ma poi ci sono anche leoni marini, no? Leoni marini, sì, beh, tutta una serie di animali che vivono, questo è bellissimo. E questo, fermiamoci un attimo, regia. Questa è che io appunto vedendo ho detto un teatro, poi un mi teatro ha corretto Giovanni Palisto, mi ha detto è una libreria. Era un antico teatro, però sì. È ancora un teatro dove c'è questa libreria, è bellissimo, cioè veramente noi portiamo magari i clienti quando andiamo a fare due passi per visitarlo perché ne vale veramente la pena. Buenos Aires è ricca di queste cose qua. Questa è la navigazione naturalmente sul lago Argentino invece. Dove troviamo i ghiacciai proprio del lago, il più importante, il più bello, anche se si stanno dissolvendo, è il Perito Moreno. Poi c'è lo Stanghellini, c'è il Garibaldi, ce ne sono diversi. E queste sono le montagne che fanno corona tra Cile e Argentina, praticamente alla Patagonia. Che meraviglia. Questo è il ghiacciai. Famoso Perito Moreno. Sono bellissime anche le foto, ma voi quando organizzate poi riproponete sempre gli stessi passaggi, quindi andate in posti che voi avete già visitato diverse volte o ogni tanto cercate sempre di trovare qualcosa di nuovo, perché anche per voi se no resta sempre lo stesso viaggio. Diciamo che no? Ci sono degli itinerari che ormai sono diventati dei must. Però dove si torna volentieri. Assolutamente, sì. E poi è bello far scoprire magari ogni volta anche in posti dove siamo stati, come dicevi, magari tante volte, quella chicca, quel qualcosa di diverso. Come in questo caso magari andremo a fare una merenda in un caffè tipico a Buenos Aires o magari una serata di tango però magari in un locale dove non vanno tutti, in un locale un pochino più particolare. Cerchiamo sempre di dare qualcosa di diverso ai nostri clienti. Eccola qua, la fin del mondo. Esatto. Lì tra l'altro c'è un piccolo trenino, ecco qua i leoni marini. Curiosa è qualcosa che accadde tanti anni fa. Arrivando dalla Scozia, di vicino alla penisola di Valdés, a Punta Tombo, questo paesino, Gaiman, dove questi scozzesi si costruirono questo paese e sono rimaste le tradizioni del tè e dei dolci, dove andremo giustamente a fare una visita. E allora, golosa. Giovanni Palisto, vieni in Argentina con me, andiamo. Tu ci sei già stato. Sì, io ho scoperto che tu ci sei già stato. Beh sì, direi che gennaio-febbraio può andare bene. Adesso è il periodo più bello. Il periodo più bello, sì.
E quindi no, grande nostalgia per questi. La confiteria ideale, ricordo un locale splendido dove si ballava il tango, tra l'altro tutto un po'... Hai ballato, Giovanni? Ho tentato, però insomma sono locali in qualche caso molto modesti, cioè che sono sì, caratteristici sì. E sono, si può capire quanto siano stati gloriosi un tempo, però adesso magari sono un pochino più, vero, però sì, c'è un'atmosfera incredibile. Tutti questi luoghi li chiamano le milonghe, dove vanno a ballare il tango, però si balla ancora fuori, nel quartiere della Bocca, all'aperto. Quando non fa freddo, insomma, è molto simpatico. Bene, bene. Si va anche a vedere prepariamo un po' di valigie. Qualche partita di calcio? Beh, alla Bocca è famosa, no? Infatti, la partita alla Bocca. Infatti, lo, proprio così. Lo conosciamo un po' tutti, comunque. È veramente un paese enorme e molto bello. Grazie, Tarcisio e Massimo Agliardi, agenzia The Crown Jewels. Allora facciamo la valigia, andiamo. Facciamo la valigia. Domani però saremo ancora qua, a mezzogiorno. Sarà qui un viaggio per veloce. Ore 12. Viaggio velocissimo. Ci vediamo domani, arrivederci. Ciao a tutti.